Chiaramente immagino sia un promo di uno Sì, questo è spettacolo un... teatrale. In realtà è un... Musicale? Real, no, è una play, è uno spettacolo teatrale. Ok. Mi è colpito parecchio, era un po' il giochetto che stavo dicendo prima, nel senso che spengo il video, alla fine abbiamo delle immagini, quindi che non è il video a cui siamo abituati, ma dei fermo immagini, anche se sono un po' zoomati, ci danno una soggezione, però in questo caso sicuramente è l'audio che ci fa capire se quella scena è drammatica, se quella scena è allegra, si stanno divertendo. Chiaro, ma non solo, ma in teatro come dire, il suono è molto importante perché non si ha la disponibilità di mezzi che è nel cinema. Non puoi fare un jump cut in teatro, se devi togliere gli attori fuori dal set, li devi fisicamente muovere. Se arriva una barca, non può fisicamente arrivare una barca in scena. Se all'improvviso l'attore sta raccontando, come in questo caso, di questa scena che gli è avvenuta da piccolo, di estate, non te la devi immaginare, non puoi avere, come dire, gli elementi che avresti in ambito cinematografico. Quindi c'è molta cura nel un singolo suono può diventare veicolo di un'emozione, di una storia, come dire, in sé. Tra l'altro col suono riesci anche a dare proprio la percezione dello spazio in cui ci troviamo. Come arrivi a questo? Molto è fatto, come dire, con la sperimentazione, nel senso, uno dei vantaggi o una delle cose, come dire, piacevoli del lavorare in teatro è il controllo, si dice end to end, mentre nel cinema io produco un suono, ma poi non so che fine, come verrà riprodotto quel suono, perché in una sala cinematografica magari suona in un certo modo, in un'altra sala cinematografica, a casa suona diversamente, se mi sto a vedere il film sul telefonino ancora. Suona ancora diverso. Nel teatro questo problema non c'è, perché io, come dire, compongo la musica, disegno il suono nello spazio, quindi so esattamente come sarà la sensazione fisica, anche rispondendo a quello che, come dire, il coreografo, lo scenografo, come si dice in italiano, il light designer, detto la fotografia, vabbè, la fotografia, esatto. E quindi poi diventa molto cohesive, molto... Quindi tu in teatro comunque ovviamente controlli ogni singola replica, cioè almeno... Sì, in questo periodo che ti dicevo, chiamato preview, prima che lo show ufficialmente apre, e viene, come si dice, frozen, non ci possono essere più modifiche. C'è questo periodo di da una settimana a tre mesi in cui, grazie alla risposta del pubblico... No, quello che volevo capire, anche in rapporto, diciamo, all'impianto, sì, chiaramente esatto. Potrebbe variare esatto. Anche da teatro a teatro in cui fa le repliche. Esatto. Quindi nel momento in cui vai in un nuovo teatro, fai un check. C'è, a proposito di questa, come dire, di questo punto, c'è un'intervista interessante sul mio sito, che se volete vederla, di questo show che ho fatto, in cui l'amplificazione era dietro il palco, non era sull'audience, perché l'intero spettacolo avviene nella testa del protagonista. Quindi diciamo non si trovava davanti come no, queste, ma stava esattamente proprio dietro, come se rivolto fosse dietro verso di le pareti. E quindi anziché ricreare in post-production quell'effetto di muffled, di ovattato, l'ambiente lo crea di per sé. Senti, per fare questo hai fatto una ricerca? Siamo comunque in una riambientazione storica. Esatto. È quest'opera teatrale parla di un evento storico avvenuto durante il periodo della schiavitù, una storia vera, ma con un linguaggio molto moderno, quindi ci sono alcune musiche che, diciamo, riprendono un po' il linguaggio pulp, fanno l'occhiolino comunque a Tarantino, questa idea del far west, del senza legge che anche oggi esistono. È un po'... l'idea è quella di sottolineare che la schiavitù in realtà non è finita, ma ci sono delle versioni e delle conseguenze di quella che è stata la schiavitù negli Stati Uniti 200 anni fa. Ok.
Quindi continuare. Quindi sì, quindi dal punto di vista appunto della ricerca c'è come dire, musica di quel periodo, quando la storia inizia e poi man mano diventa più contemporanea. E poi ci sono anche delle, come dire, delle soluzioni. A me piace trovare queste soluzioni di sound design che incontra la musica. C'è un groove di batteria che fondamentalmente è fatto da un cancello di una prigione che viene chiuso. Quindi diciamo il sound design non è soltanto, cioè no, diventa fare musica sfruttando i suoni ambientali. Esatto. Quindi non facciamo diciamo un conto è avere la batteria, la chitarra, il pianoforte, il violino, la tromba, eccetera, con cui fai una colonna sonora, quindi hai delle note, diciamo, rientrando in quello che è il tradizionale, un conto è avere la sedia, questo, un soffio di vento, un martellata, che con quello devi fare la colonna sonora, quindi le tue note diventano un'altra cosa con cui vai a comporre, quindi dare delle sensazioni. Lo spettacolo di cui parlavo prima, quello dell'amplificazione fuori, è stato completamente fatto con il rumore di un frigorifero. Quindi noi abbiamo registrato il suono del motore del frigorifero e poi da là, ed è una partitura, è stato suonato ovviamente su un campionatore. Ok, perfetto. Adesso chiudiamo con... C'è una domanda! La cosa che volevo dire, che mi ha colpito particolarmente di questo showreel, diciamo, rispetto ora alla questione di cui stavamo parlando, dei suoni che poi concretamente fanno parte dello spazio, una parte che mi ha colpito particolarmente era proprio, credo, l'immagine finale, quella con i fantasmi, lui in questa posizione, e c'era fondamentalmente l'inno americano cantato in fantasmese, cioè queste voci molto riverberate. Quindi anche laddove non ci sono effettivamente elementi sonori che possono comporre una parte ritmica, anche laddove non c'è il ritmo, si può comunque appunto sperimentare con quello che c'è comunque nell'ambiente, per esempio queste voci riverberate che poi rappresentavano anche l'immagine che c'era, quindi l'uomo nella posizione della Statua della Libertà e la bandiera americana dietro, era perfetto secondo me, molto significativo. Sì, sì, assolutamente, esattamente come dici tu, e poi alla fine, come diceva Enzo, c'è una storia orizzontale, e secondo me ci sono tante storie verticali, soprattutto nel teatro dove... come dire, i dialoghi vengono scritti e riscritti e c'è questa collaborazione di questo team di coreografi, disegnatori, eccetera, che lavorano tutti insieme nello stesso momento, lo scambio di idee, la lettura verticale di tutte queste storie dà luogo a quello, esattamente a quello che dicevi tu, cioè a una molteplicità di letture e di significati.